Vai, bam. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Prove. Sì, come vedete mi sono fatto TikTok come Berlusconi per arrivare anche al pubblico giovane che magari va di intendenza, facci balletti. Dai, nuova stagione di Molo Prove, vai. Bene ragazzi, per inaugurare il mio canale TikTok, oggi proviamo questo macchinario per far da mangiare che mi è arrivato direttamente da AliExpress. Vediamolo insieme, dai. Il macchinario si chiama Bimby e lo apriamo. E qua però sta scritto Bambi. È una cosa strana, c'è pure il dino sulla scatola. Oh, si vede che è un reboot. Come quando hanno fatto punto, grande punto, no? Cioè, magari il modello successivo. Dai, proviamo il Bambi. Allora, che cos'è il Bambi? È un macchinario che serve per chi non è tanto capace a cucinare. No, tu metti gli ingredienti, selezioni e lui ti fa da mangiare, diciamo. Vai, proviamo Bambi. Accendiamo. Ciao. Ma questa voce, ho come una sensazione, speriamo che la sensazione è sbagliata. Ciao comunque, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Bambi, allora, che facciamo? Seleziona programma, cucinare o mandare fax? E come mandare fax? Questo è un gusto per cucinare, che ingerdezza. No, cucinare, seleziona cucinare. Cucina pronta. Oh, bene, vedi, mi piace che è efficace, dai. Cucina normale o all you can eat? E come all you can eat? Sto a casa mia, che cazzo devo fare? No, devo farmi un piatto di pasta, tanto per provare. Normale, vai! Normale. Bravo, normale. Selezionale, casa o cucina a spolto? E come a spolto? Dove cazzo devo andare? Bambi, sto a casa mia, il tavolo sta di là. No, normale. Cucina normale, selezionata. Oh, benissimo, finalmente possiamo cominciare. Allora, siccome è l'ora di pranzo, io direi di cominciare con un classico della tradizione pugliese. Facciamo un bel panzerotto. Allora, selezioniamo il programma panzerotto. Panzerotto. Benissimo. E mettiamo gli ingredienti, che sono acqua, farina, mettiamo la salsa di pomodoro, la mozzarella, il prosciutto, olio e sale. Vai, Bambi, fai panzerotto. Che cazzo di rumore è? Che cazzo è? Un balumba. Madonna, che delusione. Il rumore non è tanto confortante, No. Che cacavello. Però, magari ci vuole. Vediamo quando ha finito. Pollo con mandorle, pronto. Come pollo con mandorle? Panzerotto dovevi fare. Come ha fatto a fare il pollo con mandorle con acqua e farina? Ma cazzo l'ha preso le mandorle? Che cazzo è? Albus di Land che fa gli incantesimi. Oh, che delusione. Assaggiamo, magari è buono. Devo dire, un po' come dare un morso a un'espadriglia, sudata. Lasciateli per anni, uno schifo totale. Vabbè, proviamo un altro piatto, ragazzi, perché magari, diciamo, il Bambi, essendo straniero, non ha tanta la tradizione pugliese. Facciamo una cosa più semplice, un piatto di pasta al pomodoro, che ormai lo sanno far pure in Siberia, ok? Allora, mettiamo dentro la pasta, pomodoro, uno spicchio d'aglio, una foglia di basilico e un giro di sale e olio, va bene? Vai, Bambi, selezione pasta pomodoro. Pasta pomodoro. Ecco. Vai, cucina, Bambi, che c'ho una fame della Madonna e non ci vedo più dall'occhio destro. Vai! Oh, questa cacavella. E metti vapore, poi. Cos'è questa cosa rosa che ci dà dietro? Spurga questa fame. Però è veloce, Devo ammettere che è veloce. Vediamo. Involtini primavera pronti. Come involtini primavera? La pasta pomodoro dovevi fare. Come cazzo ha fatto a fare gli involtini primavera con il pomodoro? Che delusione. E siamo due pezzi di legno. Che devo giocare a Jenga? Assaggiamo. Buoni croccanti. Buoni croccanti, un cazzo, volevo la pasta pomodoro io. Sono anche freddi. Sembra di mangiare i coglioni a un cadavere all'obitorio. Che delusione. Va bene ragazzi, si vede che il Bambi, abbiamo capito che il Bambi è cinese, adesso ho capito il Bambi. E quindi diamogli un'ultima chance, proviamo un piatto della tradizione cinese. Facciamo le nuvole di drago. Oh no, che sono la cosa più facile del mondo. E che cosa serve le nuvole di drago? Serve il riso e l'acqua, fine, ok? Seleziona nuvole di drago, vai! Nuvole di drago selezionate. Oh, bravo, selezionate, bravo, vai, facciamo ste cazzi di nuvole di drago, c'ho una fame che mi sta cadendo l'intestino, dai! Razzo rumore però, ragazzi, non finisci il meccanico. Che devo costruire il razzo per andare sulla luna, mamma mia. Oh, è pronto. Pappardelle, cinghiale, pronte. Ma come pappardelle, cinghiale? E come cazzo ha fatto con un duetto di riso a fare il pappardelle, cinghiale? Ma effettivamente sta il cinghiale. Oddio, mi guarda. E non è morto il cinghiale. Dove? No, è scappato.
Ma era ancora vivo. Che impressione, che delusione. E poi c'ho cinghiale per caso. Bene ragazzi, allora diciamo complessivamente l'acquisto di questo Bambi non mi ha soddisfatto al 100%, soprattutto per quanto riguarda il fatto che doveva cucinare e non ha cucinato un cazzo. Quindi diciamo che come voto gli do un 5 a 6, non lo consiglio tanto. Che cazzo è sto rumore? Oh, sta uscendo il fax, dal fornetto usce il fax. Che cazzo c'è scritto? Pagare conto. E come pagare conto? È mio il Bambi. 100 euro. 100 euro? Ho capito adesso. Contanti o calda? Con tanti cartoon cazzo, vaffanculo te sorta. Se e mamma ta. Ah, questo l'hai capito però, bambo. Adesso ti stacca la spina io. Ciao. Ciao, ciao cazzo. A te e chi te muerte. Ah, i panzerotti non li sai fare, ma il dialetto lo conosci, eh. Gula sorta. E niente, mi chiamo un gluvo.